Che sì, ok. Allora, salve, io sono Alessandro Gazzoia e ho il piacere di moderare questo incontro a cui partecipano Giuseppe Genna, scrittore, e Nicola Porcelluzzi e Matteo De Giuli, che da ormai 3 anni portano avanti un progetto chiamato Medusa di grande originalità proprio sul modo di raccontare l'antropocene. Appunto, questo incontro è dedicato alle parole e ai racconti per l'antropocene. Rientra nella sezione che si chiama Eyes Wide Shut, dedicata appunto a questi temi dell'emergenza climatica e di tutto quello che l'impronta dell'uomo porta nel nostro presente, compresa la zoonosi, per venire proprio a un primo termine. Io faccio parte dello staff di Brook Pride e credo che sia utile molto brevemente raccontare come era nato questo incontro. Noi dovevamo fare un Book Pride fisico questa primavera. Avevamo deciso di fare questa sezione dedicata in primo luogo al cambiamento climatico, che nel corso del 2019 era stato un fenomeno incredibilmente commentato su tutti i vari media. Addirittura, come è scritto nella presentazione di questo incontro, le parole emergenza climatica, riscaldamento globale avevano caratterizzato tutto l'anno. C'erano state le proteste di Extinction Rebellion, Fridays for Future e tutto quanto. Questa consapevolezza era sempre più viva e ci sembrava importante raccontarla all'interno di Book Pride. Poi, diciamo che tra le tante conseguenze di quella che è appunto l'impronta dell'uomo sull'ambiente e diciamo così, di un dare per scontata la natura e anche la nostra stessa incolumità, ci siamo ritrovati con la pandemia di mezzo. Book Pride, non ho problemi a dirlo, già da fine febbraio eravamo sempre lì a dire: adesso annunciamo che salterà. Poi, come al solito, dato che tutti stiamo vivendo anche adesso, anche con questa seconda ondata, purtroppo giorno per giorno le cose siamo stati a guardare. Mi sembra il 6 marzo abbiamo detto: no, non si può fare, comunichiamo questa cosa. Ci siamo ritrovati poi 6 mesi dopo, quando, diciamo così, con questa pausa estiva, sembrava che le cose non fossero certo tornate a una normalità, però diciamo che tra i tanti temi che magari oggi potremmo affrontare c'è anche il fatto che noi non siamo molto abituati a dare una valutazione del rischio razionale. Appena un pericolo è passato, tendiamo, anche per cose che poi comunque ci contraddistinguono e sono positive, come la volontà di ricostruire e di andare avanti, tendiamo a dimenticarci cosa abbiamo di dietro e cosa potremmo avere davanti come pericolo. Abbiamo organizzato questo Book Pride digitale, a cui appunto con grande piacere abbiamo di nuovo invitato Giuseppe Genna e Nicolò e Matteo. Giuseppe in questo periodo ha scritto una testimonianza letteraria, e con testimonianza letteraria ci dirà lui il tipo di lavoro che ha voluto fare. Io gli lascio questa definizione molto vaga per poter poi ascoltare da lui la sua interpretazione del suo lavoro su questo periodo con il romanzo Reality uscito per Rizzoli, e poi anche ancora più recentemente con quello che è un libro, probabilmente con uno dei titoli purtroppo più adatti a questo periodo, che è Assalto a un tempo devastato e vile, con la nuova versione che è la quarta, e che, diciamo, conferma Giuseppe in quella posizione che forse addirittura è troppo comoda del profeta che ha ragione e che penso gli stia stretta. A loro volta, io credo che Matteo e Nicolò, in questi mesi, anche proprio dal lockdown in avanti, abbiano fatto un lavoro ancora migliore di quello che li aveva caratterizzati all'inizio. Sono stati tra i più lucidi commentatori e interpreti di questo periodo. Mi ricordo un pezzo di Nicolò che sembrava, diciamo così, una sorta di preludio al lavoro di Giuseppe su Reality, che era su una Milano
su una Milano spettrale, ma dove sopra il Palazzo della Regione c'erano, mi sembra, i corvi o un altro tipo di uccello, adesso non mi ricordo, ed era un bellissimo pezzo, così come altri pezzi di Matteo, dove cercano sempre di andare in profondità sia sul racconto dell'antropocene, sia soprattutto sulle retoriche di qualsiasi tipo, comprese anche quelle ecologiste, in questo racconto, perché anche se, diciamo, io non vorrei fare quello che vuole problematizzare a ogni costo per dare a tutto un'aura di complessità, però è chiaro che noi ci ritroviamo con un grande bisogno di interpretazione in questo tempo che è particolarmente confuso ed è particolarmente ormai teso e con i nervi a fior di pelle, e quindi serve rimanere razionali, serve non farsi né illusioni né controillusioni, e credo che anche, non voglio dire che sia una cosa buona e non voglio dire che sia una cosa necessaria, semplicemente una cosa che è così, che la letteratura abbia un suo ruolo e una sua voce in questo tempo. Quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato finora, spero di non essere andato troppo lungo. Tra le tante cose stranianti di questo tipo di presentazioni c'è anche il fatto che io non vi vedo davanti, quindi non vedo se siete annoiati, non vedo se qualcuno si alza e se ne va via, che di solito in una presentazione fisica è uno di quei cenni che ti fanno comprendere che qualcosa non va bene, e passo con grande piacere, e ringraziando ancora i nostri relatori, la parola a Giuseppe Genna. A te, Giuseppe. Grazie Alessandro, buongiorno, buonasera a tutti, dipende da quando si assisterà in podcast o in streaming a questo evento. Ma rispetto alle questioni che tu hai posto, Alessandro, comincio dalla fine, che è il momento più ambiguo per me come scrittore, come lettore, come intellettuale e come normalissima persona che è costretta a vivere il corso agitato, fibrillante, fibrillatorio degli eventi che di giorno in giorno appunto stiamo affrontando tutti, e cioè il problema della letteratura. La letteratura qui ha un ruolo, la letteratura e la testualità, visto che io, Matteo e Niccolò scriviamo, tu dirigi scritture, no? Ha effettivamente un impatto sull'interpretazione del tempo che si attraversa. Allora, dico brevemente come è nata la pubblicazione di questo libro, che non è un romanzo, non è un saggio, non è neanche un diario, è una finzione poetica la più possibile realistica e la più possibile delirante, perché mi sembrava che appunto la realtà fosse il delirio. Che è Reality. È stata una proposta dell'editore, che nelle persone di Massimo Turchetta, che è il direttore generale di Rizzoli, e di Michele Rossi, che è il direttore della narrativa, a fine febbraio, una settimana dopo l'individuazione del paziente Covid italiano numero uno, quel tal Mattia di Codogno, hanno effettivamente previsto con largo anticipo cosa sarebbe successo, cioè una pandemia mondiale che avrebbe infuriato sul pianeta. Io in parte prevedevo la situazione, ma non mi sarebbe venuto in mente di scrivere, se non probabilmente nei giorni successivi, per la situazione in cui ci siamo trovati, che è quella di cui tendo a parlare adesso, anche per differenziare questa nuova fase, no? Come dici tu, Alessandro, la seconda ondata. Noi, secondo me, ci siamo trovati di colpo a esperire un tempo che, anche se pare cinico dirlo, adesso, era un tempo mitologico. Perché era un tempo mitologico? Allora, se io penso alla mia generazione, io ho 50 anni e rifletto su quali sono i momenti storici che in prima persona io ho vissuto, io devo tornare indietro agli anni 70 per trovarmi così coinvolto, ma sempre come spettatore. Cioè, per me un momento, e ne accenno anche nel libro Reality, un momento di discrimine è la visione del cadavere di Aldo Moro nell'Areno 4. Mi sento nel tempo che si fa
in quel momento. Così pure successivamente, che è una mia ossessione poetica su cui circolarmente torno, con la scomparsa di Alfredino, scomparsa proprio in ogni senso, nel senso che il corpo sparisce, non lo si vede nonostante l'apparato, televisivo da, diciamo, appunto, reality show. E veniamo poi dopo a dire che cos'è reality, perché viene scelto quel, titolo. Ma fino al, Covid io vivo da spettatore la breccia della storia. Successivamente il muro di Berlino, porca miseria, mi tocca la mia vita perché non c'è più l'Unione Sovietica poi. È inimmaginabile, come se adesso noi non avessimo l'America, ma l'Americanistan. È impensabile, ed è inaccettabile. Ma le conseguenze dirette della storia su di me e sui miei cari avvengono sempre a distanza, mentre Covid mette a repentaglio direttamente la nostra biologia e lo fa in una maniera unitiva. Ora, il processo di una unitarizzazione del pianeta era già in corso, parlavamo tutti da decenni di globalizzazione, denunciandone le storture e chiedendo delle alternative, perché anche questo è un problema. Non so se sono tanto poste delle effettive alternative praticabili da tutta la specie. Arriva una molecola, e il mondo è una molecola letale per la specie, e il mondo è unitarizzato, è unificato emotivamente. Ora, da questa unificazione emotiva noi percepiamo una realtà drammatica, non tutti effettivamente, e particolarmente in Italia non tutti. Cambia completamente la grana dell'esperienza del Covid nel momento in cui un proprio caro viene o colpito, o quindi con i sintomi e il rischio che aumenta, rischio biologico di sopravvivenza, o con l'ospedalizzazione o con il decesso. A me è capitato che persone care siano effettivamente decedute, uno dei miei migliori amici, per dire, e questo muta effettivamente la grana dell'esperienza di questa malattia. Dentro questo tempo, unificato dal rischio di morte, che io chiamo reality, perché? Perché non è uno show, è qualcosa che ha a che vedere con lo show, nel senso che chiunque in questo tempo di infosfera così fitta e così elettrica cerca informazioni e vede quello che sta succedendo, vede gli altri come se fossero se stessi, e però show non è, perché è una realtà. Quindi reality è un'alterazione della realtà. In questa alterazione, io credo che tu abbia ragione, Alessandro, e cioè che la letteratura ritrova la possibilità di scolpire delle parole in quei mesi di enorme emergenza da lockdown, che sono molto diversi da questi, perché allora siamo sconcertati, prendiamo una scelta definitiva e definita, che è appunto il lockdown. Oggi ci troviamo in una realtà gestionale, pensiamo di poter scegliere e questo cambia tutta l'antropologia in moto. In quel momento lì, in cui il dramma tocca da vicino chiunque di noi che è isolato con i suoi o da solo a casa, la parola acquisisce una tridimensionalità che io non vedevo da decenni, non vedevo da decenni. Dico solo quest'ultima cosa: se allora qualcuno diceva una cazzata, arriva Fedez e dice una cazzata sui social, non sta più dicendo una cazzata, sta dicendo qualcosa di immorale. Non è un tempo moralista o moralistico quello che ci troviamo a vivere, bensì è un tempo morale. Era tanti anni che non succedeva di inscrivere, di scolpire la parola dentro una possibilità di percezione così squadrata, tetragona e incisiva nelle nostre vite. Ed è il motivo per cui penso che tutti noi quattro che stiamo parlando abbiamo agito culturalmente e stiamo tuttora agendo culturalmente. Grazie, grazie Giuseppe. Appunto, anche tu, Matteo, abbiamo detto che prendi tu la parola come medusa per primo, Sì, giusto? guarda, io raccolgo con piacere tutto quello che ha appena detto Giuseppe. Io devo dire,
Ho comprato il libro di Giuseppe Genna appena uscito e avevo rinviato la lettura perché mi sembrava sempre troppo presto, volevo aspettare che finisse la pandemia per capire che cosa era successo. Poi evidentemente abbiamo davanti mesi forse ancora più oscuri e più difficili di quelli che abbiamo passato durante il lockdown, quindi alla fine ho deciso di leggerlo anche per parlarne qui. E ecco, leggendolo... confrontarmi con la ricostruzione di quello che provavamo, no? A febbraio, a marzo, e che avevamo, almeno io avevo in parte anche sepolto ormai, perché dopo l'estate alcune cose, per quei meccanismi che citavi anche tu, Alessandro, erano, sembravano superate, no? È stata un'esperienza difficile leggere Reality adesso, insomma, poco prima del secondo picco, diciamo. E la prima considerazione è questa, magari anche banale, ma appunto mi sembra che molti degli errori e delle ingenuità, delle speranze malposte che avevamo, anche del pensiero magico un po' con cui guardavamo per esempio alla Cina a gennaio, a febbraio, no? E pensavamo che fosse troppo lontana per arrivare qui, e comunque gestibile con poco, con qualche disinfettazione, qualche sanificazione dei mezzi pubblici. E, beh, qualche ingenuità del genere stiamo ripetendo anche oggi, adesso, stiamo sbagliando molto di nuovo. E, vabbè, questo ci porterebbe un po' lontani, però è importante, secondo me, appunto, sottolineare questa cosa qui, ci riguarda anche questa chiacchierata che stiamo per fare, che stiamo facendo, perché appunto mai come in questi mesi abbiamo la possibilità di crudele, di assistere a un laboratorio cognitivo mondiale a cielo aperto, cioè stiamo sperimentando dal vivo in tempi veloci, che mai erano stati così veloci, tutte le barriere cognitive, appunto, di cui parlava Alessandro all'inizio, che lo sappiamo perché per studi di neuroscienze, di psicologia, barriere cognitive che istintivamente ci rendono, no, refrattari ai cambiamenti, oppure che ci rendono difficile il pensiero a lungo termine, quindi la risoluzione dei problemi a lungo termine. Sono tutte barriere cognitive che hanno contribuito in questi anni anche a non farci ascoltare il messaggio di pericolo della crisi climatica, per esempio, no? Quindi, insomma, il dubbio che viene ovviamente poi è che, insomma, abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando in Italia, ma in realtà non c'è una nazione che si salva probabilmente, di non saper gestire, forse né individualmente né politicamente, no? Una realtà complessa come la pandemia. Come la seconda ondata, che comunque era uno scenario che ci avevano prospettato molti scienziati, e appunto sta arrivando nel giro di pochi mesi. E il dubbio ovviamente è con quali speranze possiamo pensare di agire sulla crisi climatica, che è una realtà ancora più complessa. Il che non vuol dire che io sia per una tecnocrazia o per appunto per un potere agli scienziati, tutt'altro, anzi. E mi rendo benissimo conto, appunto, c'è la scienza da una parte, le proiezioni degli scienziati, poi anche lì ci sono anche ricercatori sbagliati a cui che abbiamo ascoltato in questi mesi, purtroppo, e le conseguenze le abbiamo viste. Però, appunto, da una parte c'è la scienza, dall'altra parte c'è la politica, che è mediazione, che è ulteriore complessità. Però, appunto, se delle misure di prevenzione epidemiologica non riescono a superare, come mi sembra stia succedendo adesso politicamente, alcuni veti incrociati all'interno di una maggioranza di un governo, mi chiedo come si possa, ma con sconforto, pensare a un piano possibile di salvaguardia del pianeta, che coinvolge un piano che coinvolgerebbe centinaia di nazioni, no? Centinaia di interessi diversi, centinaia di governi. La mia idea, ovviamente, è che in questo sistema. Il sistema che mette l'economia davanti alla salute delle persone, ma anche appunto davanti alla salute del pianeta, e a me sembra impossibile, cioè a me sembra impossibile trovare un piano di salvaguardia. E poi l'alternativa di cui parlava anche Giuseppe, non c'è magari ancora, non è chiara quantomeno, però non cercarla ormai mi sembra sempre di più una colpa. E comunque, vabbè, ho divagato un po' troppo forse. Il libro di Genna, No, dico, per me, a me, insomma, è stata una lettura molto interessante proprio in relazione a quello che cerchiamo di fare su Medusa, no? Perché Reality cerca delle soluzioni, trova delle soluzioni anche a uno dei quesiti che sta alla base di Medusa, che
come raccontare questi tempi strani, cioè come raccontare una realtà enormemente complessa, in costante cambiamento, può essere la crisi climatica, come appunto la scintilla che ci ha fatto aprire la newsletter, oppure la pandemia, che tra l'altro sono appunto temi intimamente legati e connessi. Quindi che strategie narrative utilizzare, che approccio utilizzare per raccontare queste crisi qui? E Jenna scrive, me lo sono segnato, non è possibile essere giornalistici, bisogna lasciare brillare parole antiche e inventarne di nuove. E la via che trovi, Giuseppe, appunto, di questa sorta di reportage letterario, che poi non è neanche nel senso di giornalismo narrativo, no? Come si usa in questi casi qui, ma proprio in un libro in cui il testo, la scrittura e l'invenzione anche dominano la realtà. Un modello che mi viene in mente è ovviamente Petrolio, però anche appunto alcuni Assalto, insomma alcuni altri tuoi libri. Quello che fai è molto interessante, secondo me, appunto costruire dei personaggi quasi allegorici proprio, cioè Capomastro, che è lo Stato, le forze di sicurezza, quest'uomo dei servizi segreti, sempre un po' deviati comunque, che va alla ricerca del paziente di Codogno, appunto di Mattia, il paziente 1, e poi lo ritrovi anche nelle rivolte carcerarie. E poi verso la seconda metà del libro c'è Padre Steiner, che invece è un altro dei tuoi personaggi, insomma, ricorrenti nei tuoi libri, sacerdote eretico, in questo caso sta invece sulle tombe dei poveri, sulle tombe, questa sorta di fosse comuni, no? al cimitero maggiore. E figure, tutte queste figure allegoriche che permettono, aggiunte ad altre figure come Papa Francesco, che è centrale nelle tue riflessioni, lo è stato anche nelle riflessioni di Bifo, per esempio, che è un altro che ha scritto un libro, insomma, per certi versi simile sulla pandemia, insomma, che ha dei tratti in comune, secondo me, con il tuo. E c'è questo Papa Francesco, appunto, in mezzo alla pioggia, nell'Angelus, no? Nella piazza deserta. Ecco, tutte queste figure allegoriche si sommano poi alla parte più diaristica, direi, ma più che altro saggistica, ecco, su Milano, di riflessioni su Milano, sul potere in Italia, sullo spirito del tempo. E in questo ibrido strano mi piace moltissimo come sei riuscito a giocare con il mito, perché appunto la tua è una sorta di viaggio, di discesa negli inferi, non ufficiale, perché poi, come ti dicono i poliziotti al blocco, lo scrittore non è un mestiere. Che mestiere fa? Lo scrittore non è un mestiere. E quindi questa sorta di, appunto, di anti-viaggio, di anti-viaggio negli inferi. Mi fa pensare poi alle cose che dicevi, che hai detto anche adesso, che scrivi anche nel libro, a un libro che per lavoro ho letto solo ultimamente, e che so che però poi ho visto che tu citi e conosci benissimo, che è La lingua del Terzo Reich di Klemperer, che è stato appunto un filologo tedesco che racconta, che fa un'analisi di come la lingua del regime nazista fondamentalmente è riuscita a modificare il pensiero di una nazione anche molto evoluta, no? E molto avanzata, come era la Germania negli anni 30, risignificando le parole fondamentalmente. Quindi, per esempio, la parola fanatismo, che aveva, adesso è tornata ad avere una accezione negativa di illogicità, di mancanza di razionalità, durante l'epoca nazista era invece aveva assunto un significato positivo, perché era invece nella lingua nazificata uno slancio auspicabile, no? nei confronti della vita pubblica, in generale della vita appunto politica. Oppure appunto il regime nazista si occupa anche della creazione di parole, poi in tedesco è particolarmente facile perché usano le parole come Lego, ma cioè c'era tutto un lessico, no? Un dizionario nazista che creò alla fine il nazismo, elementi, ricreò e hackerò elementi di un popolo. E queste, vabbè, sono tutte cose che poi in fondo hanno detto molti filosofi, Wittgenstein, Heidegger, eccetera. E che fondamentalmente i limiti del linguaggio sono i limiti del nostro mondo, noi viviamo, no? il nostro linguaggio. Questa è la domanda alla base, appunto, di reality, anche di molte delle riflessioni come quelle di Amitav Ghosh, che hanno iniziato, che hanno dato la scintilla per creare Medusa. Perché appunto la cosa che si chiede Ghosh, per esempio, nel suo La grande cecità, è
com'è possibile trovare nuove parole, trovare un nuovo immaginario, trovare racconti per la crisi climatica che è così complessa, stratificata, impercettibile, interconnessa, però tentacolare ed estesa, come fai a raccontarla? E infatti, diceva Gosci, i romanzi, appunto, romanzo borghese, americano, inglese, negli ultimi 20, 30 anni, 40 anni, non la racconta fondamentalmente. E, mi interessa moltissimo e mi sconforta, però appunto il punto che solleva Reality, e cioè se, che mette in discussione tutta forse, anche l'impostazione di Gosci, cioè se veramente, se è possibile forse, cioè se il testo, se ancora con gli strumenti nostri da scrittori possiamo incidere sulla realtà, e quindi forse dovremmo chiederci addirittura fra una domanda prima ancora, insomma, se la parola ha ancora questo potere, no? O se nel mondo dei video, delle immagini di TikTok e degli algoritmi dobbiamo arrenderci. Giuseppe, tocca a te intervenire di nuovo, sei stato chiamato a causa. Vado velocissimo per lasciare la parola poi a Niccolò. Matteo, è la domanda questa qua. Conosco il libro di Gosci, quello che ho sempre pensato è questo. Quella domanda che viene effettuata e a cui tutti noi in qualche modo, anche in maniera cialtronesca, io ad esempio percepisco i miei tentativi così, cioè sono un picaro, un poveraccio, che meschinamente tenta di mettere insieme le sillabe, cioè questa domanda qua esige una risposta e noi possiamo trovare appunto anche cialtronescamente una risposta, o è una domanda che nasce proprio perché non ci sia risposta? Cerco di essere più esplicito. Il momento in cui noi la facciamo, questa domanda, è un momento che prevede ancora la possibilità di una categoria centrale e unificante, che è l'immaginario? Io penso che la crisi climatica, come secrezione culturale della specie, non sia qualcosa che ha a che vedere con la vita della specie. Penso che sia un'autointerpretazione di rischio della specie che ritiene che un pianeta possa essere morto o vivo. Qui il problema non è il pianeta, invece. Il problema è la specie, cioè è quali sono le condizioni per cui la specie continua a vivere su questo globo. Tutto è falsificato. E anche gli elementi di traino del cosiddetto immaginario, che secondo me non esiste più, perché siamo in un'epoca post-immaginario, siamo andati davvero oltre, gli elementi trainanti sono elementi comunque di un vecchio immaginario. Per esempio l'immaginario marziano. Io a un certo punto propongo questa possibilità di ragionamento che effettivamente discute anche Medusa dalla sua nascita, e cioè veramente non esiste un pianeta B, o noi sappiamo già che esiste un pianeta B e andiamo a prenderlo quel pianeta B, e quel pianeta B che è disabitato in questo momento ed è Marte, è un pianeta morto? C'è una crisi climatica su Marte? Il fatto che uno di coloro che stanno guidando questa transizione verso Marte, che è il terato capitalista Elon Musk, che vuole arrivare a creare l'atmosfera bombardando gli ordigni nucleari la superficie di Marte per creare un enorme effetto serra che a sua volta crei l'atmosfera, no? È proprio il brandy che crea l'atmosfera, Elon Musk in questo caso. Sta imponendo una crisi climatica sul pianeta. Noi probabilmente siamo in un enorme transizione, la parola chiave è quella che viene usata in questo incontro, è antropocene, ma mi interessa molto antropo, cioè qual è, per riprendere una parola chiave usata prima da Alessandro, qual è l'impronta? Allora, io penso che l'impronta non sia l'immaginario e che tutti i nostri sforzi avvengano fuori tempo massimo, perché non è con il testo che noi andiamo a dialettizzare o a creare ciò che c'è dopo la morte dell'immaginario. Bene, io dico solo una cosa sul pianeta B per
anche diciamo lasciare subito la parola a Nicolò. Da un certo punto di vista è chiaro che non esiste alcun pianeta B per noi, perché chiunque si è occupato del famoso terraformare di Marte o altro non pensa che tirando una o due bombe nucleari o mettendo un paio di cupolette si vada tutti a vivere su Marte. E poi, diciamo così, un sistema enormemente complesso come la vita sulla Terra non funziona in maniera così ingegneristica come piace ai supercapitalisti. Dall'altra parte, poi, l'universo è pieno di pianeti B, perché secondo la moderna teoria di formazione delle stelle e dei pianeti intorno, cioè la teoria della nebulosa che Kant aveva intuita 200 anni fa e poi si è confermata, da tutte le parti, in ogni galassia, in ogni stella, c'è pieno di pianeti B. Il tentativo che adesso, anzi no, non il tentativo, l'impresa scientifica di classificare i cosiddetti esopianeti, pianeti che in qualche modo sono terrestri, sembra che quelli confermati siano più di 5.000, tra 20 anni saranno almeno un 10 in più. Ma anche nel nostro sistema solare ci sono pianeti B, appunto Marte, ma ancora di più Venere, che è considerato il pianeta gemello della Terra, a massa uguale, a una distanza dal Sole che potrebbe andare ancora bene, avrebbe tutto quello che pare necessario alla vita per poterci ospitare, solo che, come diciamo così, in un mito arcaico molto prevedibile, è diventata una sorta di gemello cattivo, perché Venere è un pianeta infernale, è un pianeta che sembra avere delle condizioni del tutto incompatibili con la vita per come noi la conosciamo. E diciamo così, in una torsione molto bella da un punto di vista narrativo, questo accade perché? Perché l'effetto serra, che è così indispensabile alla vita sulla Terra, lì è andato a impazzire. E lo scienziato che ha popolarizzato il termine di antropocene ha iniziato a studiare l'effetto serra sulla Terra perché era un esperto di Venere. Quindi diciamo che tutto in un certo senso si tiene, e qui ho, credo, favorito la transizione per Nicolò e gli lascio molto volentieri la parola. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Sì, in realtà, ecco, massima trasparenza. Io di solito, ovviamente, prima di un incontro, un evento, cerco di prepararmi nel modo più lucido possibile. Come tutti sappiamo, in fase di lockdown o di avvicinamento al lockdown, lo sappiamo, ci sono delle giornate in cui riusciamo a esserci e delle giornate in cui non riusciamo a esserci. Quindi ero molto felice di essere vostro pubblico perché mi stavo nutrendo dei vostri stimoli, visto che questa è una di quelle giornate, e lo dico per le persone che magari tra qualche anno vedranno questo video, è una di quelle giornate irreali, senza senso, e quest'anno ne ha avute tante, no? Siamo, diciamo, all'alba della prossima chiusura. Oggi ci sono persone che hanno molte, che hanno saputo di perdere il lavoro e altre si ritrovano come noi, insomma, a chiederci non solo cosa faremo domani, ma anche che senso ha il nostro lavoro e che senso ha la nostra forma mentis, anche perché per me è stato molto interessante ascoltare Giuseppe Genna per tanti motivi. In aggiunta anche perché ha 20 anni più di me e questo mi aiuta ad allargare le prospettive e a mettere anche una toppa a uno dei grandi problemi di quest'anno, cioè la mancanza di incontro, di scambio, che mai come negli ultimi anni era già un problema, è anche generazionale. Pensiamo alle situazioni abitative, pensiamo insomma a queste bolle in cui le persone appunto non solo si scambiano le stesse idee, gli stessi mezzi di informazione, ma anche esperienze molto simili. Quindi è molto importante recuperare questa cosa. Una cosa che mi piace della letteratura di Genna è lo stato ipnotico, almeno in cui mi catapulta, ecco. Sembra che tutti i libri di Genna siano scritti sotto ipnosi, comunque in trance. Ed è nei confronti di Medusa, insomma,
come dire, quasi un'ambizione che ci muove, almeno parlo per me, in parte penso anche per Matteo, se è vero. Perché sono tempi allucinati. La domanda di prima era come può la scrittura incidere sulla realtà. Io, da scrittore, io non so cosa sia la realtà, non ho la più pallida idea. Perché la realtà è frazionata nel tempo, nello spazio e nella psiche di 8 miliardi di persone. Quello che cerchiamo di fare dentro Medusa è ricostruire un racconto coerente, ma non nel senso positivista e anche ottimista del termine, coerente per noi, che dia un senso al tempo e allo spazio che ci circonda. Quindi, un'altra cosa che diceva prima Giuseppe Genna, reality come alterazione della realtà, mi è venuta in mente una medusa di qualche mese fa che si chiama Grottesca. Perché? E dopo appunto arriverò alla domanda da fare a Giuseppe. Per me quest'anno è stato un anno di anche forse pulizia, diciamo, della bibliografia e anche della libreria, e sono andato a ripescare autori che conoscevo poco del nostro canone, tra questi c'è Garda, in poche parole, no? Il modo in cui Calvino definisce Gadda, e non è l'unico, anche Roscioni, eccetera, è di scrittore che per conoscere il reale lo deforma. Ora a me sembra proprio che non sia più esistente una dicotomia tra queste due cose, nel senso, noi siamo in potere, abbiamo il potere di raccontare queste deformazioni. Questa primavera abbiamo provato a farlo su Medusa, in vari modi. Spesso siamo partiti dalle esperienze ovviamente personali, cercando di evitare la variante dialistica. Forse una delle meduse più genovesche, se si può dire, è veramente quella dei falchi, del Pirellone, perché mai come in questo aprile Milano, dispiace insomma per chi non ci vive, però io ci vivo, si dimostrava come il centro, l'inizio, la fine di qualcosa. Era più che altro una delle varie domande degli stati d'ansia che mi veniva quest'anno era non come prima, io devo raccontare questo tempo mi sfugge. Improvvisamente la domanda era a chi lo racconto e perché, insomma. Sto abbastanza divagando. Comunque, ecco, ipnosi, trance, mancanza di controllo. Nei libri di Genna c'è una simulazione di mancanza di controllo, mi si perdoni la semplificazione, perché ovviamente sì, parliamo di ipnosi, ma parliamo anche di molto mestiere letterario. E allora la domanda che mi piacerebbe fare a Genna è questa. In un contesto editoriale, in un panorama letterario che negli ultimi anni ha visto, non vorrei parlare di egemonia perché mi sembra un po' esagerato e ridicolo, ma l'affermarsi di questa forma di non fiction, spesso calata su dei fenomeni comunque stranieri, internazionali, che possono essere gli Stati Uniti e la Francia, comunque io la definirei molto patinata e molto controllata, quasi una resa lifestyle dell'esperienza, un racconto della vita che passa attraverso stati d'animo quasi brandizzati per quanto curati e mi sembra anche ripetuti, insomma. Volevo chiedere a Giuseppe, a Genna, qual è stata la sua dieta letteraria nel 2020 e come si posiziona, come si individua in quello che sta succedendo nel panorama letterario contemporaneo. Guarda, Nicolò, grazie per le riflessioni e per i tentativi che tu definivi divaganti, mentre io lo so che quello lì è il pensiero e che si erode il reale sbriciolandolo in quel modo lì, con quella fatica lì che ben si leggeva attraverso le tue parole e le tonalità. Perché è appunto il termine dell'incontro, come dici tu. Cioè il fatto di non avere in presenza
il tuo interlocutore che interviene al minimo, alla minima esitazione tua e ti lancia da un'altra parte in modo che tu poi dopo arrivi con un'ulteriore prospettiva. Il problema è questo, io credo. Credo che sia molto profondo quello che hai detto tu, cioè il fatto che siamo arrivati a chiederci per chi raccontiamo. Cioè, in parte quello che cercavo di dire prima io è non è tanto una sfiducia nella letteratura o nel testo, quanto il fatto che, come faccio a dirlo, io ho una figlia di 12 anni, tu per lei sei vecchio, non è che sei un adulto, sei vecchio, perché oramai, come dire, una delle caratteristiche intrinseche alla al funzionamento di quella infosfera di cui parlavamo prima anche con Matteo è proprio questa, è una percezione dell'accelerazione del tempo. L'impossibilità che perché l'immaginario non è più centrale? Perché non è più assoluto, diventa topico, cioè è un immaginario che si crea di momento in momento. Io ho visto 5 anni fa che cosa voleva dire uno di 10 anni che leggeva l'universo narrativo di un anime o di un manga e che cosa succede 5 anni dopo. C'è un cambiamento proprio di percezione della narratologia implicita in quei racconti che sono tra l'altro quelli che vendono e che informerebbero l'immaginario generazionale in questo momento, no? Ecco, non funziona più, non tiene più. Io non ho nessuna dieta letteraria oramai. Cioè, se io penso a 10 anni fa che prendevo, andavo in Feltrinelli da solo come un povero sfigato la domenica, tiravo su, che ne so, 200 euro di libri che erano la mia capacità di spesa di tutto il mese e leggevo come un matto disperato. Me ne rendo conto adesso che è un'età dell'oro per me. Che non corrisponde minimamente più alla possibilità di attingere testualmente per interpretare la realtà, perché questa realtà non è interpretabile testualmente. Adesso ero ammirato da come Alessandro riusciva a mettere insieme narrativamente la questione dei due gemelli diversi del pianeta Terra, Marte e Venere, andando a riprendere l'origine della parola antropocene, no? E ero veramente ammirato, ma non tiene più. Cioè, noi possiamo farla, quella narrazione, per capirci tra noi, che siamo meno dell'1% dell'Occidente, non voglio dire del pianeta, perché rispetto al pianeta ancora di meno. Quello che io sto osservando è che c'è un balzo che ti fa fare l'epoca Covid, questa breccia storica in cui siamo, per cui processi che erano già senescenti prima dell'apparizione della pandemia infartuano all'istante. Io credo che la questione della scrittura, dell'incisività della scrittura, vada semplicemente vaporizzandosi. A me dispiace perché il nostro ospite è un direttore editoriale di una casa editrice. Non sto dicendo che la casa editrice muore, non sto dicendo che muore la lettura, io sto dicendo che l'interpretazione della realtà sarà sempre meno testuale, è per me sempre meno testuale, e la breccia Covid mi dice che siamo entrati in una categoria molto diversa da quella del testo e molto diversa da quella dell'immaginario, perché nel momento in cui io guardo le bare dei morti di Bergamo che escono da Bergamo, non è vero che sto guardando le bare, perché sto guardando i camion, non sto vedendo le bare. Io desumo che dentro ci siano le bare. Dentro le bare desumo che ci siano dei corpi. Dentro i corpi desumo che ci sia il virus che è letale. Tutta questa desunzione non ha più bisogno di essere spiegata. Diventa che quando io guardo sono cieco e quando io sono cieco sto guardando. E è, a mio parere, il compimento dello spettacolo che per me simbolicamente, ma sto parlando di uno scrittore secondario nella nazione, quindi non è che il mio parere sia vincolante alcunché, è il compimento per me di quell'evento simbolico che era Alfredino. Cioè io per vedere, volendo vedere, riesco a vedere se e solo se sono cieco, se e solo se
la vista infartua. Io apprezzo tantissimo Medusa per l'hype, cioè per questa capacità coraggiosissima di andare a trovare le visioni. Per me non è che raccontano la realtà o trovano una modalità narrativa per la realtà. Per me quello che fate voi è realmente l'avanguardia, che è la caratteristica che sta umanistica, che sta mancando in questo momento, cioè di spezzare il protocollo di realtà andando a fissare il punto in cui siamo tutti ciechi e in cui tentiamo delle parole di definizione con un vocabolario che è completamente spezzato. È per questo che dicevo, Nicolò, che non stavi divagando, stavi pensando, è diverso, ed è come abbracciare questa sostanza umana del pensiero che è il problema adesso, che il virus centralizza. Scusate se ho usato troppo tempo. No. Passiamo a Matteo, che magari da anche guarda, io volevo su... Ma no, più che altro un'altra domanda, che poi è una variazione sul tema, domanda e riflessione, che è una variazione sul tema della prima e forse di tutto quello di cui stiamo parlando fin qui. Cioè, una delle contraddizioni di Medusa, che ormai almeno io e Nicolò appunto ci ripetiamo spesso, è che Medusa è nata da una doppia spinta. La prima, più evidente a noi almeno, era appunto una comunanza di gusti letterari, quindi un interesse per la letteratura più pura, no? E l'altra è però una spinta civile, direi quasi, politica, giornalistica, insomma, sugli argomenti più scientifici e più che riguardano quella sfera lì divulgativa. Però allo stesso tempo siamo, diciamo, consci di questa contraddizione, siamo anche sospettosi di quel tipo di romanzi che sono sempre esistiti, ma stanno forse nascendo sempre di più in questi anni, che cercano in maniera per noi goffa di conciliare queste due cose, e quindi di usare la letteratura come in maniera civica, capito? Un romanzo civico e quindi già giusto di per sé, che però ci sembra che spesso non sia fatto di materia letteraria degna. Ora, per esempio, diciamo, i libri dell'antropocene, ecco, di cui si parla, la letteratura dell'antropocene, gli esempi che pure Amitav Ghosh cita, e insomma, Ghosh e quelli come lui che si mettono a analizzare la letteratura dell'antropocene, si citano spesso, Ghosh in realtà no, però vabbè, citano spesso la climate fiction, per esempio, no? O Jeff Vandermeer, o il New Weird. Noi qualche mese fa abbiamo intervistato, sempre alla distanza, perché eravamo in fase 2, forse, fase 1 addirittura, Elvia Wilk, che è una giovane scrittrice di New Weird, e appunto c'è tutto quel filone lì che a noi in realtà interessa, anche piace, poi però... quando dobbiamo riconoscere la nostra appartenenza a qualche, no, qualche libro, a qualche film, a qualche storia nella letteratura italiana, soprattutto poi andiamo a ripescare Gadda, come ha detto Nicolò, abbiamo scritto di Volponi, Anna Maria Ortese, cioè cerchiamo, mi rendo conto, quei temi lì, però nella letteratura che sentiamo a noi più vicini. La domanda è questa, perché sulla distinzione dei codici e dei linguaggi, no? Cos'è letteratura e cos'è giornalismo, se ne parla molto, anche perché poi abbiamo, non so, Saviano che domina le classifiche di vendita, e quindi per esempio Walter Zitti ha scritto delle cose, diciamo, contro lo stile di Saviano. Erano saggi molto interessanti proprio su questo, sul fatto che secondo Siti il giornalismo ha dei codici e dei linguaggi e la letteratura deve avere altri codici e altri linguaggi. Poi però vai a leggere i libri di Walter Siti e sono ibridi, e non è che non puoi dire che non parli del contemporaneo, che parla del contemporaneo. Però appunto noi diciamo di libri ancora non abbiamo scritti, questa è un'altra contraddizione, ma rimedieremo presto. Però diciamo, davanti al problema ci sentiamo ci piace, ci interessa analizzare questo, che è una cosa che chiediamo molto agli scrittori, soprattutto agli scrittori che come te, Giuseppe, poi alla fine parlano di temi politici, hanno una spinta, no? Non so se civile, ma proprio di quell'interesse lì, e appunto di bridare anche parti giornalistiche, come fai in reality, e più saggistiche, a parti più prettamente letterarie. Cioè, dove scegli, diciamo, l'equilibrio? Come scegli l'equilibrio? Se è
è una scelta consapevole, se invece magari non ti viene neanche consapevole, e se ti sei mai sentito di dover sacrificare una cosa o l'altra, cioè nell'aggregare, no, questa opera qui, comunque con, riconosco in te appunto entrambe le spinte che anche noi viviamo, come ti comporti davanti a questo? Guarda, parto da una roba, come dire, da un punto, da una geometria che di solito tendo a non frequentare, che è me stesso. Perché io non sono uno scrittore di successo? Io non sono uno scrittore di successo perché perché l'unico tentativo che mi interessa e che non dico che riesco a realizzare, non dico che riesco ad arrivarci, è entrare nel tragico. Io ritengo che o la parola si occupa del tragico, cioè dell'azzeramento di tutto, dove tu non sei in grado di dire cos'è pieno e cos'è vuoto, oppure la parola mi suona vuota. Ciò ha fatto sì che io non riuscissi, per insufficienza mia, a scrivere dei romanzi e romanzi. È un senso di colpa che io mi trascino dall'inizio, perché io vengo dalla poesia. Appunto, uno dei miei migliori amici, quello che accennavo, è morto di Covid a marzo, è Mario Benedetti, uno dei più grandi poeti contemporanei d'Italia. Io sono cresciuto con Antonio Porta e ho vissuto 20 anni con lui, praticamente, in discussione intellettuale continua. Quindi, per forza, rispetto alle forme, diciamo così, ibride e alle forme canoniche, io ascolto stupefatto, nel senso che non riesco a capire come si praticano quei codici, e non riesce a piacermi. Cioè, se tu mi fai leggere Lansdale, io impazzisco, sto malissimo, perché mi dico: ma perché tutte queste pagine? Cioè, dov'è il momento decisivo? Perché ho un sentimento tragico della letteratura, che è il mio sentimento. Non mi verrebbe mai in testa di pretendere da chi legge di avere lo stesso sentimento. Posso proporre di tentare di condividere un attimo insieme, e la mia proposta non è una proposta testuale, è una proposta del tragico. Cioè, e quindi sto anche un po' sui coglioni a quelli che perché è pesantissimo. Dici: quando cazzo ridi, scusa, quando è che... Prendiamo Jeffrey van der Meer, no? Jeffrey van der Meer, secondo me, col primo libro della trilogia, con Annihilation, riesce in qualche modo a segnare una storia del weird contemporanea. Bene, abbiamo quindi un canone, il weird. Io me ne sono occupato perché lavoravo al Saggiatore, dove abbiamo acquisito Thomas Ligotti, che era incredibile che non si facesse in Italia. Qual è l'importanza esistenziale decisiva che il weird attua nell'anima tua, Matteo, nell'anima mia, nell'anima di Nicolò? Un po' di idea rispetto all'anima di Alessandro ce l'ho, perché lui viene da quella, cioè il suo primo libro è proprio, come dire, entra dentro il merito di questa cosa. Cioè, quello che mi trovo a dire è che anche quando arriva Walter City a parlare di Roberto Saviano, io trovo che non si possa, che si tratti di un'operazione illecita, illegittima, perché non c'è il canone della narrazione, non puoi andare a definire un prodotto testuale in base a un canone, non c'è più la centralità del canone. No, non credo che si possa neanche mettersi a dosare gli ingredienti di ibridazione. Perché a questo punto il testo è dentro una storia dei testi che non sembra non avere quasi più rapporto con la percezione della realtà. Quella ragazzina di cui dicevo prima, mia figlia, che legge gli anime a 12 anni, non guarda il mondo come se fosse il gran libro di Dio. Lei non vede, lei e i suoi compagni non vedono una catena di cause ed effetti lineare o plurima come vediamo noi.
non hanno in testa l'idea del quantistico. Cioè, siamo veramente in uno spazio clamoroso di neopercezione umana che io immagino si amplificherà sempre di più andando avanti, perché l'ingresso di tutta la strumentazione, di tutti i device e di tutte le neotecnologie e le nanotecnologie nel corpo ci aprirà nuovi orizzonti sensoriali e interpretativi della realtà. Prima tu dicevi Wittgenstein sui limiti del linguaggio, no Matteo? Siamo oltre quei limiti. Siamo oltre quei limiti perché il crollo di un pianeta abitabile in una stella inabitabile, che noi già vediamo all'orizzonte e non l'abbiamo mai vista ma la stiamo vedendo, non è più immaginario. Non riusciamo più a capire se è realtà, quando ci arriva l'immagine, in quale spazio psichico, che cos'è una psiche unita o una psiche collettiva. Cioè dobbiamo riformulare tutto, reinventare tutto. Questa reinvenzione io non credo che sarà testuale. Cioè non penso che... Era facile per Gadda e per Calvino e per Pasolini, era più semplice, perché il mondo era più interpretato in maniera più testuale. Noi no, no, ma non è semplicemente l'immagine che ci entra, è l'elettricità proprio. È cambiata la sfera su cui noi viviamo. Scusate i riferimenti personali, ma intendevo farli in senso emblematico proprio. Tutto, è stato tutto, tutto, tutto estremamente interessante e credo che purtroppo il nostro tempo a disposizione sia praticamente scaduto, perché siamo alle 4, all'ora di chiusura di questo incontro. Adesso Zoom io non sto riuscendo neanche di nuovo ad aprirlo, però appunto volevo semplicemente chiudere ringraziandovi molto per tutti gli stimoli in queste condizioni che sono chiaramente eccezionali per ognuno di noi e dove però diciamo forse il testo non ha più una centralità, ma la mediazione linguistica del reale è comunque una cosa che incide sulle nostre vite. Si vede, non so, tutto l'equilibrismo su questo termine che si chiama lockdown, perché dire confinamento o carcerazione sta male, e però poi il lockdown adesso diventa un semi-lockdown, che è una cosa più leggera, oppure un lockdown morbido che sembra come il torrone morbido che non ti fa spaccare i denti, oppure il lavoro deve essere per forza smart, che smart work è un termine che utilizziamo solo noi con la solita parola inglese, che in inglese vuol dire un'altra roba. Quindi c'è anche comunque, per una sensibilità letteraria, comunque un grande spazio, se non di interpretazione linguistica del reale, di interpretazione delle retoriche politiche del reale, che sarebbe tutto un altro tema e che comunque c'entra molto con quello che abbiamo provato a fare oggi. Io vi posso solo davvero ringraziare tantissimo per la disponibilità e per questa giornata così particolare. Magari tra un anno, quando qualcuno vedrà sto video su YouTube, speriamo diranno: guarda questi come erano messi, perché di nuovo saremo un pochino più sereni. E quindi sia voi sia chi ci ha seguito in diretta mando un abbraccio e vi ringrazio davvero molto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.